prefetto di Siena arrivato a Siena, ha incontrato i giornalisti, le prime impressioni di questa città e il suo saluto a tutto il territorio. Le mie prime impressioni sono estremamente positive. Sto scoprendo ora dopo ora, direi, perché è ancora in ore che si può calcolare il mio arrivo a Siena, sto scoprendo ora dopo ora le bellezze straordinarie di questa città. Domani mi recherò anche a Montalcino, quindi un altro segmento così significativo della terra di Siena, che Montalcino è una terra amata da tutti gli italiani, quindi domani ci tornerò dopo tanti anni di assenza. C'ero stato in passato così come turista, come tanti italiani, però ecco, domani ci tornerò nuovamente, avrò il piacere di incontrare anche lì gli amministratori, scambiare con loro qualche prima considerazione, in modo che in futuro questo mi possa essere utile, no? Come cercherò di fare con tutti gli altri comuni della provincia, mi potrà essere utile per orientare la mia azione nel capoluogo e negli altri comuni della provincia. Uno dei primi argomenti di cui si deve occupare è il caso Sei Toscana, la richiesta di commissariamento. Che tempi ci sono perché possiate prendere una decisione? Io sono ben consapevole che questa è una vicenda importante, complessa. Ho esaminato i primi documenti che ho ricevuto dall'autorità nazionale, dal dottor Cantone. Ovviamente ho già maturato un pensiero che completerò dopo aver letto tutta la documentazione che non è ancora disponibile, ne abbiamo soltanto una parte, quindi leggerò con attenzione anche tutti gli altri documenti che riceveremo dal dottor Cantone e su quella base ovviamente trarremo le conclusioni e nel giro di qualche settimana io credo si potranno determinare le determinazioni finali di questa vicenda. Mafia e criminalità Siena e la Toscana non sembrano esenti da questi problemi. Lei che cosa si aspetta? Io non ho elementi di conoscenza per trarre indicazioni significative su questo tema, ma esaminerò con assoluta attenzione, insieme ovviamente alle forze di polizia e anche con gli amministratori locali, esaminerò con attenzione tutti gli aspetti che possono lasciarci immaginare pericoli in questo campo. Saremo molto attenti e ovviamente saremo determinati a contrastare ogni fenomeno di infiltrazione che potrebbe eventualmente evidenziarsi in questo o in quel settore del territorio. Grande importanza al terzo settore, lo ha evidenziato parlando della sua esperienza a Siracusa, un terzo settore fondamentale nel tessuto sociale di Siena, quindi che cosa si aspetta di trovare, che cosa si aspetta che le offra questa città in tal senso? A me risulta che la Toscana è in prima linea in questo campo, non è seconda certamente a nessuna, anche se non ho ancora preso cognizione specifica in questo senso sul territorio di Siena, ma ecco, è noto che in Toscana il terzo settore è particolarmente robusto e forte ed è una forza importante come lo è in tutte le altre aree del paese e quindi io ho sperimentato personalmente nella mia precedente esperienza a Siracusa quanto il contributo del volontariato sia determinante, dico di proposito determinante per il perseguimento degli obiettivi fondamentali dell'interesse dei cittadini. Ho sperimentato nel campo dell'immigrazione, senza l'apporto delle forze del volontariato, il compito assegnatoci, cioè quello del soccorso e dell'accoglienza, non sarebbe stato possibile. Questo lo posso dire con assoluta convinzione. Quindi io ho avuto dimostrazione di un impegno straordinario, di energie veramente umane ammirevoli, degne della massima ammirazione da parte veramente della nazione, così come tutti abbiamo avuto
un esempio in questo senso nelle aree colpite dal terremoto, no? Quante forze del volontariato si sono spese accanto alle istituzioni per dare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma. Anche lì abbiamo avuto una prova evidente di quanto queste energie del volontariato siano fondamentali per l'interesse dei cittadini e del territorio. Tornando un attimo indietro ai rifiuti, pensa che la richiesta di ANAC di commissariamento sia una richiesta fondata e magari le sue scelte si indirizzeranno verso questa richiesta? Per quanto ho potuto